da Monte Fumaiolo, perché loro ieri ci hanno visto con avete le papale. Noi siamo a Monte Fumaiolo con Augusto Tocci, perché cosa avviene a Monte? Chi ce l'ha il microfono? Cosa avviene a Monte Fumaiolo? Ma io veramente pensavo di essere in piscina. Volevo fare due tuffi. Siamo in città. Che fiume nasce nel Monte Fumaiolo? È Fumaiolo. Il Tevere sacro ai destini dell'umanità. Dell'umanità. Ma non era Roma, Tevere. Ragazzi, che l'ignoranza, l'ignoranza impera, ma lo volete capire che siete con uno dei direttori più colti? Guardiamo il servizio. Dal rifugio Biancaneve, Balze di Verghereto, siamo ancora con Franco, ma io vi avevo promesso, ti avevo promesso che avrei portato Augusto Tocci, perché l'intenditore vero di cucina è lui. Ben trovato Augusto, ciao. Ben trovato a te Leo, però insomma no, mi dici che sono un intenditore di cucina, no? Sei un personaggio televisivo, sei anche un grande playboy, però questo tua moglie non lo deve vedere, ma tante cose, ma sai perché? Tu non sai neanche perché sono venuto da Franco, siamo venuti da Franco oggi, perché c'è la ciccia del Breccia. Allora, di soprannome, perché ti chiamano Breccia? Ma è una cosa che deriva da tramando, insomma, mio babbo si chiamava Breccia e via dicendo. Questa ciccia del Breccia, noi siamo venuti a trovarti l'altra volta che avevi l'Happy Awards, del quale stiamo vedendo anche le immagini, divertimento, fantasia, e hai tante idee tu. E adesso hai questo appuntamento, che giorno e che cosa fai? Allora, è un appuntamento che si ripete negli anni, nella seconda settimana di agosto, la ciccia da Breccia appunto. E noi, come ti ho sempre detto Leonardo, cerchiamo di riscoprire i vecchi sapori. Allora, selezionando proprio la carne di questa zona, di questi pascoli, soprattutto del vitellone bianco dell'Appennino centrale, di Romagnola per parlarci chiaro, di Chianina o di Marchigiana, appunto selezioniamo questa carne e la proponiamo in quella serata. Bistecche alla fiorentina, insomma, belle alte cotte alla griglia, filetto, controfiletto e poi chiaramente anche il maiale, però soprattutto è carne di manzo. Perché, caro Augusto, tu che sei l'esperto in questi pascoli, perché scrolli la testa? No, scrollo la testa perché mi fa un po' impressione sentir parlare di bistecche. Una volta tanto bisognerà mangiare anche la parte davanti della vacca, perché altrimenti ci si trova in difficoltà. Però in questi pascoli, hai detto bene Leonardo, bene una carne con il controfiletto, va bene? Allora, devo dire una cosa, Augusto ha pienamente ragione, infatti purtroppo a tavola siamo spesso portati a mangiare più con gli occhi che con la bocca, ed è vero, noi proponiamo spesso anche la carne di groppa, infatti facciamo sia la groppa alla griglia che lo spezzato con la chianina, che viene soprattutto dalla parte anteriore della bestia, e devo dire che ad Augusto che è vero, perché sicuramente la carne più saporita, più buona è nella spalla, non nella coscia. Che differenza c'è tra la groppa, la spalla e la coscia? Dunque, la coscia è quella che butta fuori i più importanti tagli dell'animale, però nella groppa e direi nel collo, che è la parte che arriva verso i corni, c'è una parte di carne con la quale si fanno le cosiddette bistecche di collo, che sono la fine del mondo, specialmente se le cuoci alla brace, perché lui non la cuoce al carbone, la cuoce alla brace fatta con il faggio del Monte Fumaiolo. Quindi ancora una volta una riscoperta di cose che esistevano un tempo, ma che se si cercano ancora si trovano. Senza dubbio, noi stiamo riscoprendo tutte vecchie ricette e vedrete quanto si parlerà della cena del Satollo del 5 gennaio, che quella è dedicata alla riscoperta di solo ed esclusivamente vecchie ricette. Ora intanto pensate a venire a visitarlo per la ciccia del Breccia la seconda settimana di agosto. Certo. E poi se ne riparla. Grazie Franco, grazie Augusto. Grazie a voi.